2022 è giunto al termine ed è tempo di bilanci per una delle realtà che negli ultimi anni è cresciuta tanto nella città di Fano, la Protezione Civile del CB Club Mattei. L'associazione di volontariato conta più di 120 soci in un'età compresa dai 18 ai 75 anni, sempre attivi durante l'emergenza alle popolazioni del territorio e per dare supporto a eventi e manifestazioni. Noi siamo nati in pratica per dare un supporto alla città, alla regione e al nazionale, perché siamo iscritti alla FIRCB, che è un'associazione nazionale, aderiamo alla regione e comunque siamo parte del comune in primis, quindi siamo sempre a fianco a tutte le istituzioni in città e ai cittadini. Qualora ci sia la necessità in cui la Protezione Civile può intervenire, noi ci prepariamo tutto l'anno per dare una risposta in pratica alla città. Sono in pratica una ventina di giovani, abbiamo 30 e passa donne, una società abbastanza variegata, siamo una cinquantina di mezz'età e una quarantina di pensionati. Il tutto, c'è una buona sinergia con il gruppo e riusciamo a portare avanti giornalmente un po' gli obiettivi che ci siamo posti. Per il CB Club Mattei è stato un anno intenso quello trascorso, iniziato con il Covid e le vaccinazioni al CODMA, a seguire l'emergenza in Ucraina, dove ha visto alcuni volontari arrivare fino al confine con l'Ucraina, in Polonia, per trasportare per ben due volte medicinali, alimenti e generi di prima necessità, e poi il maltempo con l'alluvione nell'entroterra e infine il terremoto. Ci ha visto coinvolti a Cantiano, da prima con i mezzi per pulire la città e da ultimo in pratica abbiamo fornito 1870 pasti partendo da Fano sia a pranzo che a cena con i nostri mezzi. Ha visto 25 volontari per quasi 15 giorni nel portare i pasti a Cantiano. Da ultimo anche il maltempo ci ha visto coinvolti nella nostra città, la ricerca di persone scomparse non solo a Fano ma anche in altri luoghi e infine il terremoto che ha creato per la città di Fano e per tutta la costa un'importante richiesta di presenza di Protezione Civile del volontariato. Durante il corso del 2022 sono stati organizzati 12 corsi di formazione, alcuni svolti nell'area del CODMA, 13 formatori e 12 attività generali, tra cui radiocomunicazioni, cinofilia, cucina, nautica e trasporto, 7 esercitazioni ed emergenze e 2 interventi di prevenzione. Un dato abbastanza positivo per la nostra associazione è che sono entrati 12 volontari nell'arco del 2022. È abbastanza difficile di solito per trovare volontari, ma è un po' un controsenso. Più ci sono emergenze, più volontari si avvicinano in pratica alla Protezione Civile. Non mancano poi le convenzioni e le collaborazioni. Solo con Protezione Civile non si riesce a mantenere, non abbiamo in pratica un introito, abbiamo solo un rimborso spese, mentre con le convenzioni per quello che riguarda i trasporti, disabili, anziani, per quanto riguarda 28 sull'attraversamento dei alunni presso le scuole, la sorveglianza della caserma, queste sono le convenzioni che ci permettono in pratica di stare in piedi e di investire tutto sui nuovi mezzi e quello che riguarda la Protezione Civile.